Aurelio Mondella rappresento Agroittica Lombarda, effettivamente un'eccellenza italiana nel mondo del caviale. Noi facciamo caviale d'allevamento fresco e sostenibile, e quindi all'interno di un progetto di comunicazione e spinta di tutto quello che sono i prodotti italiani nel mondo, Expo è sicuramente un contesto di grande interesse, un palcoscenico interessante per noi, per la Lombardia e per l'Italia. La Lombardia è il posto dove si può fare qualsiasi cosa. La Lombardia è il posto dove si fa qualsiasi cosa. La Lombardia è il posto dove il sogno di qualche imprenditore, anche un po' visionario, che diventa realtà, diventa una grande realtà commerciale, perché qui c'è la capacità di fare le cose, c'è la storia, c'è la tradizione. Ci sono aziende che hanno la capacità di investire, che non è cosa consueta e comune. E così come noi dobbiamo rilanciare l'idea del nostro marchio in giro per il mondo per dimostrare a tutti quanto siamo capaci di fare le cose, altrettanto abbiamo bisogno che gli enti locali, le istituzioni si facciano carico di questa attività promozionale e la svolgano nel migliore dei modi. La prima cosa, voi sentirete che il caviale, sentirete del freddo sulla mano, giusto? Questo vi dice che il caviale è stato servito a una corretta temperatura, il caviale va servito freddo. La seconda cosa aiuta, avendo un cucchiaino, a sgranarlo, a vedere se le uova sono ben divise, se c'è poco olio, eccetera. L'altro motivo è che si scalda leggermente, quindi sprigiona un po' di sapori, si mangia, si sente sul palato, schiacciando con la lingua, se fa un minimo di pop. Dopo si fa entrare un pochino d'aria, si dovrebbero sentire una serie di sapori, tra cui un sapore come iodato, molto fresco, leggermente salato, ma assolutamente non troppo pescioso. L'ultima cosa è, se odorando il proprio palmo dell'arno uno non sente nessun odore sgradevole, vuol dire che il caviale è buono. Allora, per la settimana della moda ho cercato di fare 4 finger food abbinati al quadrilatero della moda.